la giustizia Nordio ieri a Venezia sostiene sia fondamentale seguire l'aspetto rieducativo dei detenuti anche una volta scontata la pena. Allarme per un'auto sospetta all'aeroporto Marco Polo di Tessera, fermato un uomo di nazionalità brasiliana, incensurato, che faceva esplodere dei petardi sul posto gli artificieri. Movida estiva al via già da questo fine settimana i controlli potenziati nelle principali località balneari veneziane e voluti dal prefetto. Nuova iniziativa degli attivisti di Extinction Rebellion, sconto di un'auto nel capomeriggio a Cavallino a Tre Porti, necessario l'elisoccorso del Suomi di Treviso. Nuova iniziativa degli attivisti di Extinction Rebellion questa mattina davanti alla Basilica di San Marco, alcuni indossavano maschere di teschi di animali in via di estinzione. Da questo mese fino a dicembre tra i 70 e i 90 euro in busta paga per gli stipendi entro i 35.000 euro grazie al decreto lavoro, il calcolo della CGA di Mestre, nessun aumento per i pensionati. Laura Posini incanta e fa brillare Piazza San Marco nonostante la pioggia e l'acqua altra nel primo dei suoi concerti anteprima del tour internazionale a Venezia. Buonasera e ben trovati in diretta con l'informazione di Venezia e provincia di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli. In apertura torniamo a parlare di sicurezza nelle carceri. Il ministro della Giustizia Nordio sostiene che sia fondamentale seguire l'aspetto rieducativo dei detenuti anche una volta scontata la pena. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Abbiamo già aumentato, adesso è in corso la distribuzione delle nuove unità che sono vincitrici di un concorso e questo avverrà a brevissimo termine e ne trarrà beneficio ovviamente anche Venezia. Il ministro Nordio si è attivato per risolvere molte situazioni al collasso all'interno delle carceri, compreso quello di Santa Maria Maggiore, dove in poco più di 15 giorni si sono tolte la vita due persone. Ma non è un compito semplice, spiega. Questi problemi si sono sedimentati nel tempo e il nostro carcere che dovrebbe avere un significato e una tendenza rieducativa come vuole la Costituzione, oltre ovviamente che è punitiva perché la sanzione penale è essenzialmente afflittiva, ma non dobbiamo dimenticare quella rieducativa che appunto è dettata dalla Costituzione e a questa si rimedia soltanto allargando nell'ambito delle carceri quelle che sono le attività, che sono lo sport e il lavoro. La funzione rieducativa è dunque fondamentale anche una volta scontata la pena. Abbiamo concluso l'altro giorno un accordo con il CNEL proprio per il reinserimento dei detenuti che abbiano appreso in carcere determinate attività. Nel frattempo proseguono le indagini sul suicidio di Bassem Degaci che dopo aver ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per episodi di spaccio di 5 anni prima era rimasto da solo nella sua cella di Santa Maria Maggiore per un'ora nonostante la moglie dopo averlo sentito in preda alla disperazione avesse chiamato per 3 volte il penitenziario lanciando l'allarme. L'obiettivo delle indagini è ricostruire i passaggi di quella mattina e capire come mai ci sia stato un buco di un'ora nella sorveglianza in cui Degaci ha portato a Dama ciò che aveva annunciato. E sono stati intensificati i controlli nel territorio cosiddetto anti-movida, cioè nelle principali località del litorale veneziano. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, per fronteggiare le esigenze di sicurezza da Bibbione a Chioggia, Caorle, Jesolo, Eraclea e Cavallino a Tre Porti. Le forze di polizia intensificheranno i servizi di controllo del territorio nei luoghi di maggiore concentrazione turistica, privilegiando i giorni e gli orari più critici, come nei fine settimana. Si parte già infatti da questo weekend, nel corso del quale ci sarà uno spiegamento straordinario di pattuglie con una particolare attenzione all'arco notturno. E adesso torniamo a Venezia con una nuova inquietante aggressione, stavolta nei confronti di una giovanissima coppia accaduto lo scorso fine settimana, ma si è venuto a sapere soltanto ora.
Un bicchiere di troppo, il solito apprezzamento fuori luogo, poi il caos. Sabato scorso in campo Bella Vienna a Venezia, poco dopo le due. Una coppia di fidanzati, 19 anni, lui, 22 lei, residenti in città, stava aspettando un passaggio in barca per rientrare a casa, quando due stranieri avrebbero iniziato a infastidire il barman di un locale. Poi toccatine e spintoni alla ragazza hanno portato il 19enne a intervenire. A quel punto è spuntato fuori un pezzo di legno e la 22enne bastonata alla testa. Risultato un trauma cranico con 5 punti di sutura. Anche il ragazzo è stato colpito da 3 persone con dei pezzi di legno. Terrorizzata, la ragazza, in preda a un attacco di panico, ha chiamato il papà, che si è precipitato sul posto e l'ha portata al pronto soccorso. Da Venezia a Tessera, all'aeroporto Marco Polo, con l'allarme scattato oggi, la grande paura con l'intervento degli artificieri. Questo è accaduto nel pomeriggio. A causare tanta preoccupazione, un'auto sospetta abbandonata nei pressi dell'aeroporto Marco Polo. Sul posto con gli artificieri anche i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco, come previsto dal piano di sicurezza. L'auto è stata individuata dopo che i carabinieri hanno fermato un brasiliano incensurato che si era diretto verso l'aerostazione lanciando dei grossi petardi con chiodi. Nell'auto infatti sono stati rinvenuti vari petardi. Nessuna ripercussione sull'attività dell'aeroporto e l'uomo naturalmente è stato denunciato per procurato allarme. E adesso a Marghera con un nuovo furto, sempre in pieno giorno. È accaduto alla tabaccheria di via Fratelli Bandiera. L'unico intento del ladro era quello di rubare, pensate un po', i Gratta e Vinci. Attimi di tensione due giorni fa in una tabaccheria di via Fratelli Bandiera a Marghera, poco distante dalla Guardia di Finanza. Un uomo dal forte accento meridionale è entrato fingendosi un normale cliente, ma non voleva acquistare nulla. Erano circa le 10.30, dunque in pieno giorno, quando l'uomo è entrato in questa tabaccheria di via Fratelli Bandiera. Il suo unico intento era quello di portare via quanti più Gratta e Vinci possibile. Gli interessavano solo quelli e, senza estrarre armi o taglierini, ha minacciato la donna al bancone, che però ha reagito e a quel punto lui l'ha presa a calci e pugni. Lei però ha iniziato ad urlare, in suo soccorso è giunto il proprietario del bar vicino, mentre il ladro si è dato alla fuga perdendo per strada anche qualche Gratta e Vinci. Il valore complessivo di quelli rubati però è di circa 2.400 euro. Poco dopo sul posto è arrivata la polizia, mentre la donna in stato di shock è stata portata all'ospedale e dimessa con 7 giorni di prognosi. Il ladro potrebbe avere le ore contate perché in molti testimoni l'hanno visto, fornendo una descrizione dettagliata agli agenti. Scontro frontale nel pomeriggio a Cavallino, Tre Porti, 2 i feriti, di cui uno grave, per il quale è stato necessario si alzasse l'elisoccorso del SUEM di Treviso. È stato ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso in codice rosso, un turista di Bolzano rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cavallino Tre Porti attorno alle 13. Lo scontro con un'altra automobile, alla cui guida si trovava un turista del Trevigiano, finita poi nel giardino di un'abitazione dopo aver abbattuto il cancello, è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Nelson e via Egeo. Le condizioni del Trevigiano non sono apparse gravi, molto più seria la situazione dell'automobilista di Bolzano, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso per un trasporto d'urgenza all'ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi. E adesso c'è qualche attimo di pubblicità, poi ancora insieme con l'informazione da Venezia e provincia. Eccoci rientrati in onda in diretta con l'informazione veneziana dei notiziari di Antenna 3. Proseguiamo l'informazione con la nuova manifestazione degli attivisti tenutasi questa mattina a Venezia di Extinction Rebellion. La protesta avvenuta appunto questa mattina di fronte alla Basilica di San Marco per denunciare la responsabilità politica del collasso dell'ecosistema della Laguna Veneziana. Alcuni degli attivisti, li vediamo nelle immagini,
vestiti di nero sorreggevano dei cartelli e indossavano maschere raffiguranti teschi di animali in via di estinzione. Tra questi anche finti teschi umani per simboleggiare la vulnerabilità anche della nostra specie di fronte alle crisi ecoclimatiche, precisano gli attivisti. La protesta si è focalizzata sull'innalzamento del livello dei mari, la perdita di biodiversità nella laguna veneziana, ma anche le morti e le malattie causate dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua. E da oggi, 1° luglio, fino a dicembre, tra i 70 e i 90 euro al mese in più in busta paga per gli stipendi, come noto, entro i 35.000 euro grazie al decreto lavoro. Il calcolo della CGA di Mestre però polemizza: nessun aumento per i pensionati, così la SPI-CGL va all'attacco. Con il taglio del cuneo fiscale deciso dal governo ci saranno più soldi in busta paga, ma gli effetti del decreto lavoro saranno temporanei, termineranno il prossimo 31 dicembre. In ogni caso, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, per gli stipendi fino a 25.000 euro lordi il taglio del cuneo passa dal 3 al 7%, con un ipotetico aumento dello stipendio di circa 70 euro al mese. Mentre per le retribuzioni tra i 25 e i 35.000 euro lordi la riduzione sale dal 2 al 6%, con un possibile aumento in busta paga di circa 90 euro mensili, fino al 31 dicembre. È una misura che servirà a contrastare anche l'inflazione. Ora però vanno trovate le risorse per renderla permanente, anche perché abbiamo capito che il caro vita, purtroppo, durerà molto più di quanto prevedevamo. Ora abbiamo bisogno di un fisco meno esigente, più equo e più efficiente, anche per contrastare più efficacemente chi evade. A proposito di tasse, a giugno, che assieme a novembre è il mese dove si concentra il maggior numero di scadenze fiscali, tra IVA, IRES, IMU, IRAP, IRPEF, eccetera, i contribuenti veneti hanno versato una cifra che la CGA stima in 5 miliardi e 800 milioni di euro. Tornando al fronte stipendi, invece, nessun aumento per i pensionati, nonostante su alcuni cedolini delle pensioni del mese di luglio sia comparsa la voce aumento pensioni basse 2023. A spegnere subito gli entusiasmi lo SPI-CGL del Veneto, che parla apertamente di presa in giro. Sotto quella sigla è stata messa la 14ª mensilità, un provvedimento del 2007 ulteriormente allargato nel 2016. Si continua con le bugie per coprire l'inerzia, l'inattività, l'immobilismo di questo governo nei confronti della riforma delle pensioni, che stiamo aspettando da lungo tempo, che vengono mantenuti gli impegni che hanno assunto in campagna elettorale, che venga dato un aiuto concreto alle pensionate e ai pensionati che hanno delle pensioni basse. E adesso Laura Posini con il grande concerto di questa artista romagnola che ieri ha letteralmente incantato Venezia e tutti i presenti in piazza San Marco, nonostante la pioggia battente e l'acqua alta. Davanti a 5.000 persone in piazza San Marco, arrivate da tutta Italia ma anche dall'estero, compresi Belgio e Perù, Laura Pausini ha incantato Venezia per la prima anteprima del suo tour mondiale che si aprirà a dicembre. Mille grazie a tutti per essere qui. È veramente molto emozionante per me ricominciare un tour dalla mia terra, dall'Italia. Sono passati 30 anni e li abbiamo passati insieme. Benvenuti a Laura Venezia. Laura devolverà il suo cachet dei 3 concerti veneziani alle terre alluvionate dell'Emilia-Romagna. Dal palco della piazza ha proposto i suoi brani del passato ma anche quelli del presente, proiettandosi nel futuro in uno show diviso in 3 parti per quasi 3 ore. E l'artista ha lanciato alcuni messaggi importanti contro la violenza femminile e per l'impegno a custodire il pianeta Terra. E quando il diluvio ha impedito l'uso degli strumenti, lei non si è fermata ma ha continuato a cantare sotto la pioggia senza l'ausilio degli strumenti. Posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro, perché come avere sete con il mare dentro. Tu non mi concedi mai uno sconto, è più facile che un sasso. Diventi più, ma
quanto è accaduto ieri sera proprio durante il concerto in concomitanza con il concerto di Laura Pausini a Venezia, ovvero l'Acqua Alpea, dimostra che l'evento eccezionale non si ferma nemmeno durante l'estate ed è prevista anche per questo fine settimana. La Basilica di San Marco si è salvata dalla prima acqua estiva 2023 grazie alla messa in funzione delle barriere provvisorie rimovibili volute e collocate a protezione della cattedrale, ma il resto della piazza è andato sott'acqua ieri sera durante il concerto di Laura Pausini e anche stasera e domani c'è la medesima previsione. Come spiega il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, l'acqua alta fuori stagione a Venezia dunque non può essere più considerata una rarità come una volta. Perché l'estate una volta non si pensava assolutamente di acque alte e adesso abbiamo sistematicamente di acque alte. E gli anni che si sono perduti per fare tutte queste cose, per mettere in sicurezza la realtà, ha perduto troppo tempo, stiamo perdendo tanto tempo. Sappiamo che le situazioni sono difficili, che diventeranno ancora più difficili, dobbiamo insistere perché la posizione di metterci in sicurezza ci sia e ci sia il più presto possibile. Il MOSE viene attivato a partire da una quota di marea sul medio mare di circa 110 cm, ma l'area marciana viene allagata anche quando la quota di marea è inferiore a un metro sul medio mare, come ieri sera, quando la previsione si è assestata attorno ai 95 centimetri. Dobbiamo sapere che le condizioni atmosferiche sono diverse da quelle di una volta e bisogna per forza attrezzarci. E allora in attesa torni presto a splendere il sole, ci salutiamo con le previsioni meteo per questo fine settimana, a me non resta che ringraziarvi per essere stati in nostra compagnia e continuate a seguirci con le restanti edizioni dei nostri telegiornali. Arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Domenica 2 luglio assisteremo ad un graduale rialzo della pressione atmosferica con una fase di tempo in generale più stabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti sulle zone montane e pedemontane dove saranno probabili anche delle precipitazioni. In locale estensione col passare delle ore alle pianure limitrofe. Temperature come detto in ripresa, minime tra 17 e 18 gradi, massime sui 25-30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà variabile sulla zona montana, vedete, con possibili rovesci. Soleggiato altrove, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, venti di brezza. Temperature minime sui 18-19 gradi, massime intorno ai 27-29 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato, specie al mattino, ma ancora instabile, con qualche rovescio pomeridiano e serale. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.